In questo telaio è presente la Vergine nata da sciamatura artificiale. Purtroppo può accadere, se non fate le cose perfettamente in linea con le tempistiche o saltate una cella, può succedere che nella visita successiva, prendo una cella percolata, possiate trovare dentro una Vergine nascente. Ecco, questa è una cosa assolutissimamente su cui dovete prestare attenzione, perché se vi scappa una cella reale e di Vergine all'interno dell'arnia ve ne fossero più di una, oppure una e una nascente, questo significa una sola cosa: partirà sicuramente uno sciame e con la Vergine, con una delle due Vergini, vi troverete quindi la cassa svuotata, una famiglia ridotta all'osso nell'arnia con la Vergine rimasta, e di conseguenza avrete buttato via tempo e fatica per nulla. Di conseguenza non pensate che queste tecniche siano banali, anzi vanno seguite con molta attenzione per portare a un risultato adeguato, altrimenti meglio lasciare perdere. Io questa cassa qui, dove ho commesso questo errore e vi sto mostrando, l'ho controllata più volte e vi faccio vedere la Vergine che ho trovato aprendo una cella che ho prontamente messo dentro un bigodino. Ed è qui dentro, come potete vedere si muove, stava proprio lì lì per nascere. Ed è stata una cosa inaspettata perché la cella era nascosta, di conseguenza vi consiglio, quando controllate le famiglie, di scrollare i telai proprio da tutte le api per vederle bene, perché a volte fanno celle in posti impensabili. Questa è una piccola annotazione che volevo fare al video precedente e buon divertimento. Sempre in merito alla sciamatura artificiale, un'altra annotazione doverosa è quella che, una volta nata la Vergine, se state raccogliendo del polline, naturalmente la trappola andrà immediatamente tolta, altrimenti avrete dei grossi problemi, è facilmente intuibili. La Vergine uscirà da uno dei coni suffocatori ma non tornerà più dentro, e di conseguenza anche qui, se non vi approntate a togliere la trappola, avrete svolto del lavoro per nulla, anzi peggiorato una situazione.